Nella puntata di oggi, Marco Tagliaferri ci accompagna per i sentieri del Monte Mottarone, dopodiché 365 News con un po' di pillole dal mondo mountain bike e infine il nostro tipico filmato ironico, cose da non dire a un biker. Davide, puntata 44! Puntata 44, amici, di Puliti Dentro, Biker Fuori! Cosa hai fatto questa settimana, Valentina? Domanda sbagliatissima. Alle prese con la tesi non è un bel periodo. Non sei una vera biker, i biker non fanno la tesi, Valentina. Andiamo a vedere un po' i commenti che ci sono stati sugli ultimi episodi. Perché vai. Sì, il filmato bici da corsa contro mountain bike ha fatto un po' discutere in positivo. Tipo Angelo che ci dice MTB ogni giro è caffè, cornetto e foto con pala. Ma secondo te con pala è un errore del T9 o voleva dire qualcosa? Con pala. Ma secondo me così fa esplorare sentieri nuovi, nel mentre si porta dietro la pala, così li apre lui stesso. O se no con Giorgio Pala. Ti ricordi Giorgio Pala? Ah sì, quello, il ragazzo altissimo all'Isola d'Elba. 2,40 m, ciao Giorgio. Secondo commento, Michele, non diciamo il cognome, ma ricorda un po' la nostra divisa. Confermo la mia, occhio che è un commento un po' difficile, confermo la mia ibridazione ciclistica, non so decidermi in maniera definitiva sul fatto di preferire MTB o bici da corsa. Quanto le donne, piccolo aneddoto, occhio Valentina, mi venne rimproverato in passato di passare troppo tempo con mia moglie, tra virgolette, indicando la mountain bike. Le risposi, no, quella è l'amante, la moglie è la bici da corsa. Ok, passiamo. Trovate un nuovo sport per questo ragazzo. Terzo commento, Vincent, devo scegliere andare in bici fra, si chiede, ma io devo scegliere andare in bici fra una striscia di asfalto con annesso fumo di scarico, camion e macchine a testa bassa oppure girare in un mare di sentieri, erba, boschi, salite, montagne, ma anche campi di fragole. E te cosa sceglieresti? La messa giù in modo un po' tanto poetico, vista così mountain bike. Beh, tutta la vita. Però come si suol dire, come abbiamo risposto noi, l'asfalto del vicino è sempre più grigio. Il quarto commento di Luigi, stavo pensando di prendere una BDC, una bici da corsa, però dopo il vostro video ci ho ripensato, MTB tutta la vita. E MTB per... salva i biker. E alla fine Rayman solo 10 motivi. E, chiediamo la linea, non mi ricordo, chi tocca adesso? E adesso tocca a Marco Tagliaferri che ci porta in un bellissimo itinerario sul monte Mottarone vicino al lago d'Orta. Brava, sulla sponda acusiana, non sono le nostre zone, zone molto belle. Riuscirà ad arrivare in vetta? Secondo me c'è un po' di neve. Guardiamo. E MTB Trovolo. Amici, buongiorno. Siamo ad Agrano, Lago d'Orta, sponda acusiana del Mottarone, montagna molto conosciuta fra i biker. L'obiettivo della giornata è quello di arrivare in vetta attraverso sentieri molto interessanti, panorami diversi e vedrete che sarà un bel giro. Speriamo che le condizioni della neve ce lo permettano, altrimenti vedremo come variare il nostro itinerario. Adesso partiamo, a dopo! La prima parte di questa salita è tutta asfaltata, molto ripida fino all'Alpe Selviana, poi da lì l'ultimo strappo ancora più duro di circa 200 metri, dopodiché incomincia lo sterrato all'interno del bosco. Qui finisce la strada asfaltata, inizia lo sterrato, iniziamo la salita vera. È una bella jeepabile, una volta era una strada di una cava, oramai dismessa. Avremo castagneti, poi si passerà anche nelle pinete, poi aperture su un ambiente semilunare. E poi da lì saliremo ancora. Vediamo, come dicevo prima, se la neve ci permetterà di arrivare fino in cima. Andiamo! Questa prima salita non è molto difficile, è una salita senza grandi pendenze, molto bella, terreno che cambia, che varia molto, si passa dai boschi alle pinete fino poi a passare un terreno sabbioso che è quasi lunare. E alla fine l'avventura verso il Mottarone finisce lì. Ghiaccio, neve alta, la bici sprofonda, non si può andare avanti, non è ancora il momento di salire dai sentieri. Fortunatamente la parte cusiana del Mottarone offre dei trail alternativi interessanti e allora andremo a vedere quelli. Dai, proseguiamo.
siamo tornati a un bivio. Come dicevamo prima, non riusciamo a salire al Mottarone, dobbiamo deviare, facciamo degli altri sentieri, sempre nella sponda cusiana del Mottarone. Adesso andremo verso i tre alberi, come indica il cartello, giusto per avere diciamo la cima Coppi della giornata. Da lì partono poi dei bei sentieri e noi decideremo cosa fare in quel momento. Dai, adesso andiamo a vedere questa bella salita. Ci siamo lasciati alle spalle una pineta fantastica dove uno io starei dentro tutto il giorno sia in bici che anche solo per passeggiare. E adesso gippabile, un metro e mezzo di larghezza, quindi tranquilli, senza grandi problemi, anche qui un po' di neve battuta, ma tutto sommato si sale, senza grandi pendenze anche in questo caso, quindi è adatta a tutti. Arriveremo fino ai tre alberi, poi da lì decideremo se fare la parte alta oppure se ritornare da dove siamo saliti per divertirci un pochino senza grandi affanni. Eccoci arrivati ai tre alberi, questo è un punto di snodo di diversi sentieri, una bellissima nera che scende da questa parte, si sale, si arriva dal Mottarone sempre con un altro sentiero molto difficile, c'è tutta una litoranea e poi dopo invece quello che prendiamo noi, che è una specie di una discesettina da dove siamo saliti, che ci riporta a Tubolandia, che è la discesa must della giornata. Adesso andiamo, ciao! Adesso iniziamo le discese. Intanto, come direbbe il comico Manera, il cielo si è fatto plumbeo. Fra un secondo mi sa che qua inizia a nevicare. Vedremo. Ora iniziamo con sinistra, Tubolandia. È un sentiero storico che hanno recuperato e molto bello. 3, 2, 1, vai! Vai, fermi. Questa è la discesa più bella di tutto il giro, quindi dai, merita una piccola spiegazione. È una bella speciale enduristica. Qualche strappo spacca gambe, una bella serie di curve, un bel flow. Non ci sono difficoltà insormontabili, quindi è un po' adatta a tutti, ma sicuramente è molto divertente. Dai, andiamo a vederla. Shall I sit in the story mine?
365 News. Valentina non si dimostra una vera biker, è scappata via alla frase Valentina parlerò un quarto d'ora di news di mountain bike. Comunque iniziamo con la prima news di Vittoria che annuncia la realizzazione del Cycling Innovation Center con annesso bike park. È praticamente un investimento di ben 10 milioni d'euro dove la sede del gruppo Vittoria si espanderà dagli attuali 10.000 a 40.000 metri quadrati. Ricordiamo che il luogo è Brembate a Bergamo, quindi un luogo eccezionale dove poter fare ricerca e sviluppo con atleti professionisti, ma si dice che sarà anche aperto al pubblico. Non si conoscono ancora benissimo le modalità, ma una grande notizia nel settore del ciclismo in generale. Un po' di calendario 2021, diamo un po' un'illustrazione veloce su quello che ci porterà il settore enduro nella nuova annata. Toscano Enduro Series inizierà il 25 aprile all'Isola d'Elba, quindi l'Isola d'Elba sembra il centro del mondo, e si chiuderà il 12 settembre a Castelnuovo di Val di Cecina. Toscano Enduro Series si presenta per la nuova annata tra i circuiti più importanti, anche per la dipartita del Super Enduro che si prenderà un anno di stop. E per chi vuole saperne di più, vi lascio il link a Marco Tagliaferri che ci spiega un po' questa particolare situazione. Super Enduro non scompare, ma punterà il suo focus su altre attività, forse anche più importanti, forse no, guardate il video. Dopo un anno di fermate in box, ma d'altronde molti circuiti hanno subito questa fermata, non è una novità, l'E-Enduro, quindi l'enduro in formato elettrico, torna con le batterie ancora più cariche. Si parte il 1 maggio a Rocchetta Belbo per proseguire a Lacona, Isola d'Elba, per poi finire in Valle Varaita, a Cuneo, quindi tre tappe. Alcune novità, ma forse la novità più bella in assoluto, che mi piace un sacco, è il fatto che non si potranno provare le gare, quindi le prove speciali si faranno un po' alla cieca. Questo può essere lo spirito bello dell'enduro e penso che un po' tutto lo staff 365 è sempre stato d'accordo su questo atteggiamento, quindi ok al downhill, quindi a provare le prove, alla Formula 1 della discesa, ma l'enduro deve essere visto come un po' più uno sport un po' più estroso, dove non bisogna sapere a memoria il percorso, ma è giusto improvvisare. E dopo aver fatto sniffare un po' questa voglia di enduro, continuiamo con la puntata. E adesso si torna al tipico stile 365 con il nostro filmato ironico in cui Davide, come al solito, si mette in ridicola, è molto bravo in questo. E niente, quindi le guardiamo. Cosa da non dire un biker? Cosa non diresti a un biker? Che ha la bici pesante? Può essere, mio servizio. Le cose da non dire a un biker. Puro sangue. Numero 1. Hai la gomma sgonfia? Giro classico in compagnia trail rider. Tutto gasato il biker. Puro sangue tira giù la mountain bike. E a un certo punto l'amico salta fuori con ma hai la gomma sgonfia? Mai dire tale frase. Ecco che partono teorie complottistiche, lattice secco, il difendersi attaccando l'amico e facendogli notare che la sua gomma sembra anche più sgonfia, naturalmente bluffando come un giocatore di Texas Hold'em. A un certo punto la paura arriva nel biker, puro sangue, e se sia davvero foratura visto che la bici è ferma in garage da un mese? E qui parte il panico, fuori la pompetta e via di gonfiaggio assassino. Peccato che poi l'amico rincara la dose con ma non è troppo gonfia, oggi giriamo su terreni rocciosi. Il tutto, naturalmente, condito da teorie sulla pressione ideale, lo stato del sentiero, l'umidità presente nell'aria. Risultato? Un'ora per partire e amico, dal discutibile accento anglosassone, eliminato dalla rubrica. Numero 2. La ceretta. Mai menzionare la ceretta in vano a un biker puro sangue. Dove sono? Amore, tranquillo, solo un pizzichino all'inizio, poi vedrai che ti abitui e non sentirai più nulla. E cosa? Poi andrai velocissimo in bici. Cosa? Pensaci. Sei pronto? Ma per cosa? Sei no, pronto? No! Ah, sono un sogno dai peli balcani. Numero 3. Sei ingrassato? Presentarsi dopo la lunga pausa invernale e sentirsi dire dall'amico ma sei ingrassato? È il peggior biglietto da visita agli occhi di un biker cross crown 3 star. Peggio delle macchie di lattice nei pantaloni Fox nuovi. Il biker cross crown 3 star a quel punto snocciolerà dati su energia, cibi proteici a base di soia, diete a zona, cioè diete in base al luogo dove ci si trova, vatti in linea con i professionisti,
peccato che loro li erogano dopo 6 ore di corsa, e molto altro. L'amico, annoiato, ascolta molto distratto, anche se con la coda dell'occhio nota un preoccupante rigonfiamento a livello dell'addome del biker cross-countrista. Prontamente risolto. Numero 4. Facciamo una sessione sui rulli? Situazione spiacevole dove il biker puro sangue chiede consigli al vecchio amico stradista, che non vedeva dalla scuola media, su come rimanere in forma durante il rigido inverno. L'amico stradista, con lo stile di chi va forte la terza settimana, comincerà a snocciolare teorie di allenamento futuristiche, parlando di allenamenti cardio ad alta intensità e chiudendo con «Facciamo una sessione sui rulli, comincia che ti raggiungo». Il biker, ingenuo nel suo piano di allenamenti abituale, composto da saltelli sul posto e sguardi severi al boccale di birra, si cimenta nel magico mondo dei rulli. Dopo ben 2200 metri percorsi, di cui 1100 metri di riscaldamento, scende dal mezzo e opta per una uscita nel fango. Numero 5. Mi porti sul tuo trail? Questa è la frase che precede la morte mentale di un neofita. Mai dire a un biker local in bomba, specie se amico, di andare sul suo trail preferito. Il biker local puro sangue non dirà mai di no e sminuirà anche tale discesa con frasi del tipo «Sì, è un trail semplicino, lo uso giusto per scaldarmi», in sostanza. Naturalmente il sentiero è degno di una gara di Coppa del Mondo e local col cazzo che aspetta il neofita, con un anticipo alla prima curva che neanche Richie Root. Se a fine sentiero arriva al ricongiungimento, lo si ha solo perché il biker local impietosito si fermerà prima di un drop finale con frasi del tipo «Ma fallo, è basso, niente di difficile!» Non pensando che il salto più alto fatto dal neofita è stato il giorno della prima comunione, uscendo dal marciapiede dell'oratorio. Numero 6. Quanto pesa la tua bici? È una bella giornata, finalmente sole dopo tante giornate piovose. Ed ecco che il biker puro sangue incontra il suo caro amico. Disquisiscono sulla bici nuova. Tanti complimenti, ma alla fine l'amico se ne esce con un «Ma quanto pesa la tua bici?» Mai fare questa domanda a un biker puro sangue, il quale si troverà sempre con un peso superiore al dichiarato nonostante i 12.299 euro spesi. Peggio ancora se si rincara la dose con «Ma è pesante?» Ecco che allora il biker puro sangue potrebbe rispondere prontamente «Anche tua sorella è pesante!» Dimenticando che la sorella soffre di obesità e mettendo così fine a un'amicizia durata anni. Numero 7. Ma la tua bici non fa rumore? Si sa che le mountain bike smettono di essere silenziose nel momento in cui escono dalla porta del punto vendita dove è stata acquistata. Ma affrontare però un biker puro sangue con un «la tua bici fa rumore» può farlo veramente arrabbiare e potrebbe rispondere con un «tua sorella fa rumore», dimenticando che la sorella soffre di flatulenza improvvisa e mettendo così fine a un'amicizia durata minuti. Extra! Su, la salita finisce tra poco! Ti diamo un trucco extra che riguarda il mondo su strada. Mai dire ad uno stradista che la salita finisce tra poco, sempre che non sia vero il fatto che finisca veramente tra poco. Meglio la sempreverde «in cima c'è pieno di f***a». Con questo spero di averti insegnato dei trucchetti per tenerti amico un biker puro sangue, razza sempre più rara nel panorama del ciclismo mondiale. Davide, siamo alla fine anche di questa puntata. Che bello! È volata, non pensi? Sì, come le fragole nel vento. O come Davide che scappava dal mio Silky Pill. Aia! Qualcuno l'ha mai usato, ragazzi? Cioè, un aggeggio infernale, ma come si può? È abitudine. No, abitudine, cioè, secondo me c'è un... o c'è una soglia del dolore differente tra uomo e donna, vabbè. E niente, finita. Hai visto che bella siamo, maglia che ho? Siamo sempre quella... Io c'ho ancora quella vecchia. Ah, la tua è molto bella, anche quella. Adesso devo decidere quale rubare dal magazzino, sono tutte un sacco belle. E la volevo decidere se uno stallone non godo, oppure se non ti lecchi il lattice godi solo metà. Però dopo abbiamo preferito questo. Meno male. E altre cose, il Phantom TV, alcuni mi chiedono, ma il Phantom TV, ragazzi, è un progetto importante, quindi ci stiamo lavorando, un progetto di quelli pesi e non molleremo. Quindi non vi so dire una data precisa, però... A tutti i costi deve uscire questo progetto eccezionale. Metà annata, bilancio giusto un periodo di tempo in modo che non continuerete a controllare il canale sul fatto che perché non esce Phantom TV domani? Ho detto 3-4 mesi. Intanto. Davide, basta, ti stai arrampicando sugli specchi. Mi sa che è tempo di chiudere. Ciao. Mi raccomando, puliti dentro, biker fuori.